Questa sera parliamo di filtri ATS, ma prima sigla. Buonasera a tutti. Salve, buonasera, buonasera a tutti amici. Ciao a tutti e benvenuti su Reef World. Visto ultimamente l'interesse che abbiamo visto e abbiamo anche noi sui filtri ATS o filtri ad alghe, questa sera abbiamo deciso di chiamare un esperto del settore che studia, realizza e progetta questo tipo di filtraggio. Abbiamo chiamato Dario Di Franco della ditta Sitec. E bando alle ciance, iniziamo subito. Ciao Dario, benvenuto. Benvenuti a tutti coloro che sono in diretta e a chi ci seguirà poi in streaming. E parto subito così con una domanda a bruciapelo a Dario. Chi sei e come ti è venuta in mente questa, cioè, come mai hai questa passione? Da cosa nasce tutto? Ecco, diciamo così. Ciao a tutti, buonasera, sono Dario Di Franco, il fondatore di SiatecHT e il creatore di questa linea di prodotti di complemento per l'acquariologia, che è composta prevalentemente da SAMP, filtri ATS di cui parleremo stasera, e control rack, oltre box osmosi, refugium, eccetera. L'idea di produrre una linea di prodotti di particolare cura estetica e funzionalità mi è venuta per passione, sostanzialmente. Sono anche io un acquariofilo, sono un appassionato di acquario mediterraneo e da circa 7 anni a questa parte ho iniziato a progettare, prima per me stesso e poi per chi volesse, questo genere di attrezzature. Il filtro ATS è stato uno dei primi oggetti ideati a seguito di un percorso. Siamo bloccati. Ti abbiamo perso, Dario. Ti abbiamo perso per problemi di connessione. Io ti direi di uscire e rientrare. Se riesci a sentirci, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo. Spero di sì, anche perché cominciava ad andare nel vivo la questione. Stavamo cercando di capire perché gli ATS. Dario, se ci sei, Ma intanto, esci. mentre aspettiamo Dario, io volevo fargli subito la prima domanda, ma per cosa sta ATS? Cosa significa ATS? La vuoi fare a Dario? La volevo fare a Dario, però non lo so, magari Lo la dirò. sappiamo. Algi. Sì? Scrub, truff scrub, traff, io di inglese, scusate, ma mi dispiace. Comunque diciamo tradotto filtra d'alghe, quindi. Esatto. Tradotto filtro d'alghe, ma c'è una perché scrub non è proprio tutti i Eccolo. tipi di alghe. Ci sei, Dario? Eccomi. Oh, Scusatemi, adesso ma sei perfetto. ok. Quindi, dicevamo, sei partito con Sono l'ATS partito perché? perché ho identificato in questo sistema di filtraggio un ottimo complemento al sistema tradizionale con lo skimmer e sicuramente alternativo ai vari filtri esterni o sistemi diversi. Sono dell'idea che un filtro ad alghe concentri al suo interno una produzione algale decisamente superiore a quella di un refugium, per quanto di dimensioni più piccole, perché all'interno si crea un ambiente ottimale per lo sviluppo delle alghe,
perché vengono irrorate dall'acqua dell'acquario, vengono illuminate con una luce a spettro idroponico, crescono fuori dall'acqua, quindi hanno uno scambio gassoso con l'atmosfera molto elevato e quindi è un ambiente ottimale per lo sviluppo delle alghe. Questo ci dà diversi benefici. Prima di tutto riduce la formazione di alghe in acquario, perché le stesse alghe che vanno a crescere nel filtro, tenete conto che ogni acquario sviluppa le proprie alghe, non ci sono statte, non si inseriscono alghe di partenza da far crescere. All'interno si crea soltanto un ambiente ottimale per farle sviluppare. Quindi si sviluppano all'interno del filtro e iniziano a regredire in vasca. E questo è il primo beneficio. Il secondo è quello che le alghe hanno un effetto filtrante nei confronti dell'acqua, perché crescono assorbendo prevalentemente nitrati e fosfati. Entrano praticamente nel ciclo dell'azoto e sottraggono all'acqua quegli inquinanti prima che vengano denitrificati. E quindi supportano il funzionamento sia dello skimmer, sia della fauna batterica che c'è all'interno della vasca. E quindi qui hai bypassato le prime due o tre domande che volevamo farti, ma hai risposto alla grandissima, perché le domande erano: cos'è un filtro ad alghe e perché dovrei montarlo in acquario? E l'hai spiegato abbondantemente il motivo. Come funziona un filtro ATS e se il flusso di luce, se il flusso e la luce sono importanti, magari andremo a approfondirlo dopo guardando un esempio. La differenza tra ATS e Refugium l'hai più o meno detta, perché sì, il Refugium è piccolino, l'ATS si può sviluppare anche più in grandezza. Però allora la domanda è: un filtro ATS va dimensionato alla vasca oppure sono misure standard? No, il filtro ATS va dimensionato oltre che alla vasca in sé per sé, va dimensionato in base al tipo di allestimento, alla quantità di ospiti che ci sono nella vasca, sia coralli che pesci, soprattutto i pesci che sono quelli che inquinano di più, va dimensionato in base alla quantità di rocce, alla carica batterica che c'è all'interno della vasca. Ovviamente per poterli realizzare vengono fatte delle misure standard che coprono determinati litraggi. Però uno stesso filtro come questo che vedete, che è una dimensione 26x26 e quindi all'interno porta una rete per la crescita algale di circa 22x22 centimetri, può essere può sviluppare diversamente da vasca a vasca. Una vasca con pochi pesci, per esempio, produce meno inquinamento e quindi lo sviluppo algale all'interno del filtro è più lento, sostanzialmente. Quindi al di là delle dimensioni estetiche, diciamo, della scatola, noi quando diciamo che bisogna dimensionarlo bene rispetto al carico organico, rispetto all'arredamento, rispetto alle nostre esigenze, noi parliamo principalmente della rete che andrà ad ancorarsi le alghe, cioè è quello che mi fa la grandezza, diciamo, fra virgolette, del filtro ATS. Sì, esatto. Cioè, il tappetino algale va sul... Sì, è la dimensione del tappetino algale che ti fa la dimensione dell'ATS. Ovviamente, se io ho realizzato delle misure più o meno standard che variano da 0 a 500 litri di acquario, da 500 a 1000 litri e così via, perché oltre alla dimensione soltanto della rete, poi c'è il fattore illuminazione che è determinante. Ma come faccio io a capire se il filtro che ho montato è sovradimensionato o sottodimensionato? Ho la possibilità di capirlo oppure devo pensarci per forza prima, perché poi non si torna più indietro? Devi pensarci al momento in cui decidi di installarlo. Ti prendi un filtro
di dimensione standardizzata per la tua vasca. Se tu hai una vasca da 400 litri, prendi questo modello di filtro NT20 che ti copre fino a 500 litri. Poi, se la tua vasca è particolarmente inquinata o hai un particolare carico organico che si sviluppa all'interno, gestirai il filtro in modo da farlo lavorare di più. Vuoi sapere anche come lo gestisci? Sì, facciamolo arrivare adesso, aumentando o diminuendo le ore di illuminazione, perché le alghe non sono piante, ma sono appunto alghe, ma lavorano allo stesso modo. Con più luce crescono più in fretta, con meno luce crescono più lentamente e quindi assorbono meno. Devi, ovviamente il flusso d'acqua deve essere continuo, perché essendo emerse, se smetti di farci scorrere l'acqua, le alghe seccano. E invece la luce puoi ridurla o aumentarla a seconda del ritorno che hai. Ovviamente devi fare test sull'acqua per sapere se il filtro ti sta riducendo i nitrati. Non ti devi basare soltanto sul fatto che si forma il tappetino, perché il tappetino si forma sempre. E questo in che tempi abbiamo risultati apprezzabili? Mediamente ho fatto bene a metterlo. I risultati, come posso dirti, risultati marcati li hai dopo 3-4 mesi, quando si è sviluppato un tappetino di almeno 5-7 mm. All'interno del filtro, sulla rete, purtroppo questo è nuovo, quindi non riesco a farvelo vedere, ma forse abbiamo delle immagini. Sì, le metto subito. Ecco, vedi, questi sono vari livelli di crescita algale sul tappetino. Questo, per esempio, è un filtro che è partito un mese fa. Evidentemente c'era un notevole carico organico e si è già sviluppata una superficie algale. Inizialmente si tratta quasi di melma algale, non è proprio un'alga verde lunga e compatta, perché tu immagina che su questa rete, questo è un filtro che sta lavorando già da 3-4 mesi, si è formato un tappetino bello compatto, è già il momento di tagliarlo, questo va potato. Pensate che il tappetino algale si pota come il prato, si tira via la rete, si raschia leggermente senza calcare troppo la mano per non strappare le radichette che si sono aggrappate alla rete, e si tirano via le alghe. In questo modo le alghe, che sono cariche di nitrati, fosfati e inquinanti, semplicemente le togliamo e poi rimettiamo la rete a crescere. Ecco Dario, ti faccio una domanda vedendo appunto queste foto, e hai anche già toccato, diciamo, un po' la risposta, però ecco, la volevo un po' approfondire. Abbiamo parlato che chiaramente, diciamo, questo sistema ha una crescita spontanea, se vogliamo, di alghe, quindi diciamo qui che la più forte prolifera sulle altre sicuramente, e queste, essendo appunto un'alga, andrà a consumarmi nitrati e fosfati, diciamo, alleggerendo il carico della vasca, di tutto il sistema vasca. Sì. Ecco, ha toccato un tasto importante, perché la maturazione della mia rete, se vogliamo, e del tappeto algale che ho in questo sistema. Ovviamente più massa io ho su questo tappeto e più sarà in grado di, diciamo, di ridurre e assorbire nitrati e fosfati. Arriva poi a un certo punto, come hai già appena detto, che andrà sfoltita un po'. Ora, hai già detto che pulirla perfettamente, ma di levare semplicemente, di accorciarla, ecco, diciamo di portare, di tagliarla, diciamo, al pari della rete. Questa diminuzione repentina, quindi se vogliamo, di questa massa algale, mi porta poi delle oscillazioni in vasca? È bene starci attenti, oppure, che ne so, possiamo pulire mezzo filtro alla volta? Ecco, cosa consigli, diciamo, su questa manutenzione ordinaria?
su un filtro installato in un sistema completo, quindi con uno spumatoio o per esempio con un refugium a roccia che completa il sistema di filtraggio, puoi tranquillamente rimuovere le alghe. Tieni conto che bisogna entrare un attimo nella filosofia, non tanto che l'alga lunga assorbe molto, ma l'alga assorbe per diventare lunga. Quindi quell'immagine che abbiamo visto prima del tappetino molto sviluppato e indietro, quello deve essere, esatto, questa qui, questa deve essere rimossa, perché altrimenti quest'alga raggiunge, diciamo, una lunghezza quasi limite, inizia a rallentare la sua crescita. È proprio come una potatura. Nel momento in cui tu poti, la pianta tende a riformare. Quindi io ritengo che non bisogna andare troppo oltre. Cioè, arrivato a questo punto, bisogna tirarle via. Se il sistema è supportato da un, come ti dicevo, anche da uno sfumatoio o da colonie batteriche all'interno di un DSB o di rocce, non ci sono problemi. Su superfici più grandi, per esempio, io realizzo anche filtri su misura per alcune persone che mi chiedono, io voglio gestire l'acquario soltanto col filtro APS. È possibile perché il filtro sostituisce anche il funzionamento dello skim, ma è necessario che sia sovradimensionato. In quel caso io produco una struttura in cui le reti possono essere alternate, nel senso che tu le fai partire con un mese di ritardo l'una dall'altra, e a quel punto la maturazione, la crescita avverrà a un mese di distanza l'uno dall'altra. Certo. Ricordo che abbiamo fatto un filtro ATS con tre vani rete, con tre reti indipendenti, che l'utilizzatore sta potando una per volta, quindi mantiene due reti sempre in crescita e una alla taglia. Da dare una continuità? Per dare una continuità di assorbimento. Okay, ma abbiamo qualche foto di qualche filtro, di qualche gioiellino che Dario crea? Questa tipologia di filtro invece sembra grande, ma è il più piccolo in assoluto. È un filtro che, siccome mi, oltre agli acquari con SAMP, hanno iniziato a chiedermi filtri per acquari senza SAMP, soprattutto per piccoli acquari. La necessità del filtro ATS è che sia sempre al di sopra del livello dell'acqua, perché altrimenti decade il principio per cui le alghe crescono all'esterno. Io non posso metterlo sotto il livello dell'acqua, altrimenti si riempie e perde una delle sue caratteristiche. Per questo motivo ho realizzato questi piccoli filtri, lo vedete anche qui sulla mia postazione, che vanno montati a bordo vasca. Per questo si cerca di dare anche un gradevole aspetto estetico, per cui non si vede più la tubazione esterna, che resta all'interno, essendo abbastanza piccoli. Tenete conto che questo è un filtro di 20 cm per 20 cm, che serve una vasca da 70 litri. E come vedete monta la pompa sotto. Questo è il modello standard, è quello che è più diffuso, perché lavora su vasche fino a 500 litri, è quello che ho qui dal vivo. Si monta al bordo della SAMP, è regolabile in altezza, l'importante è che lo scarico resti un centimetro sotto il livello dell'acqua, perché questo evita la rumorosità e gli schizzi. Essendo complementare, io aggiungo delle cose mentre girano le foto, così mi auguro sia anche meno noioso. Essendo complementare agli altri sistemi filtranti, che sia, come dicevo, che sia lo skimmer o un refugium, salvo particolari condizioni,
non ha un posto fisso nella SAMP, non è obbligatorio metterlo in un determinato punto, può stare prima o dopo lo skimmer. Ovviamente c'è una cosa che non vi ho detto: il filtro ad alghe, oltre a produrre alghe che assorbono inquinanti, produce fauna, microfauna, zooplancton, che prolifera all'interno del tappetino algale. Questo zooplancton, portato dall'acqua attraverso lo scarico, torna in vasca e quindi diventa nutrimento vivo per gli organismi della vasca. Questo mi fa propendere per montarlo dopo lo skimmer, per evitare che una parte di questa fauna venga assorbita dallo skimmer. Però non è una regola fissa. Per ovviare a questo, ve lo accenno, ma poi casomai un'altra volta parliamo di SAMP, io realizzo delle SAMP che hanno un doppio circuito, uno attraverso il quale passa l'acqua che va allo skimmer, un altro attraverso il quale passa l'acqua che va al filtro ATS. Poi si incontrano nella risalita e torna un unico flusso in vasca. Come vedete, a seconda della forma, della dimensione della SAMP, si può posizionare in diverse posizioni. Questo è il filtro di cui vi parlavo prima. Quello a tre vani? Quello a tre camere. E questo è anche montato a bordo vasca. Nel senso che questo cliente mi ha chiesto di realizzare questo grosso skimmer. Ha la larghezza intera della vasca. Nel momento in cui viene chiuso, sta al di sopra del vetro, non impatta neanche esteticamente, perché diventa quasi come la parete di fondo sopra la complemento di arredo. Sì, esatto. E non influisce neanche sul peso, perché non c'è dell'acqua dentro, cioè è solo uno scorrimento. È solo uno scorrimento delle esatto. alghe, ecco. Le alghe, ma tieni conto che un filtro di queste dimensioni peserà 5 kg vuoto. Mettici un altro chilo di alghe, oltre non se ne accumulano. Cioè questo è il peso, 6 kg, ma a volerla dire grande. Anche perché all'interno del filtro resta soltanto 1,5 cm d'acqua, che è la misura del bocchettone di scarico che gli serve a creare proprio quel fondino d'acqua su cui si appoggia la rete, e che ha la funzione di creare un fondo in cui prolifera la fauna e evita quell'effetto di scroscio dell'acqua che scende lungo la rete e poi alla fine cade. Ma la pompa di pescaggio è nascosta, anche quella è dentro? In questo caso sì, in quelli esterni, scusami, in quelli a bordo vasca sì, perché è brutta da vedere sta pompa, che il tubo che sporge, che va a pescare nell'acqua. Ovviamente la pompa sta sotto, puoi metterla più in basso, puoi metterla da un lato o dall'altro, sono tutti bifrontali i filtri, quindi se tu hai esigenza, per esempio hai una rocciata dietro cui puoi nascondere la pompa, tu lo giri da quel lato. Quindi, ovviamente il SAMP non si presenta la necessità, perché puoi giostrarlo da un lato o dall'altro, ma che si veda non fa niente. Ma quindi se monto il filtro nella mia vasca, questo è quello che vedo? Cioè non vedo la pompa in vasca? Allora, questi sono in SAMP, quindi la pompa, se la metti qui, scusami un attimo, ne hai uno lì dietro, e visto che hai anche una Steadicam, facciamo vedere in diretta. Allora, mi vedete? No, perché non ti sei collegato, perché non sono entrato. Eccomi. Sì. Ecco. Scusate, ci sono? No, aspetta. Eccola qui. Allora. Aspetta che ti metto
in primo piano. Faccio io. Eccoli. Adesso ecco. Sei con la live. Vedete come monta? Devi togliere l'audio e il volume sul telefono perché abbiamo un ritorno. Sono a zero. Sono a zero. Mi sentite bene? Mi sentite bene? Sentiamo l'eco, anche il microfono togli dal telefono. Okay, adesso ci dovresti esserci. Adesso? Ok, perfetto. Allora, questo è un filtro ATS montato in SAP. Ok, c'è allora, la pompa va sul fondo. È sufficiente una piccola pompa, io consiglio una 400-450 litri ora, non di più, perché il filtro deve lavorare molto lentamente. Ve lo apro così vi rendete conto anche del flusso d'acqua come deve essere. Non è necessario che sia a spruzzo, anzi non deve essere a spruzzo, deve essere un flusso d'acqua leggero che irrora la rete. Man mano che si sviluppano le alghe su questa zona superiore, l'acqua scendendo incontra la rete e quando ci sono le alghe inizia ad allargarsi e quindi irrora completamente tutto il supporto. Io mi auguro... Mi sentite? Sì, ti ascoltiamo. Sì, sì, sentiamo. Lo sentite il filtro? No. Assolutamente no. No. Cioè, è assolutamente insonorizzato, nel senso che con un flusso così e con lo scarico che appoggia nell'acqua, il filtro è assolutamente silenzioso. Lo scarico è dotato di una piccola griglia finché le alghe non vadano in vasca, oppure ho visto male io? O non no, è libero lo scarico, anche perché... No. Se ci si mette una griglia, in passato ho provato a farlo, quindi si ostruisce, devo necessariamente lasciarla libera. Se tu vedi all'interno si vede il bocchettone di scarico, uno è il bocchettone, l'altro è il riflesso, quello di sinistra è quello vero. Perché è il pannello che impermeabilizza la luce praticamente. Sì. Per quanto io utilizzo lampade IP66, quindi a tenuta stagna, però comunque le lascio separate. In pratica il filtro è composto da due camere, una camera con la parte elettrica e una camera con la parte idraulica. Ti chiedo una cosa, forse... Vi dico l'ultima cosa sul filtro. La pulizia della rete avviene in questo modo. Si tira via e si va a pulire e poi si rimette dentro. Quindi non hai neanche necessità di smontare, fermare la pompa, staccare la spina. Neanche di spengere la luce, non lasci accesa e via. Neanche di spegnere la luce. Sì, anche perché la luce viene gestita da un'app che si scarica in cui tu imposti la tonalità di colore, l'intensità e la temporizzazione. Quindi una volta impostata e avviata non devi fare altro che farla andare. Quando vuoi ridurre il periodo luminoso vai sull'app e diminuisci le ore di accensione. Ti chiedo un paio di cose, Dario, mentre se volessi montarlo a bordo vasca, perché sono sprovvisto di SAMP, quella pompa dove va? In vasca? Quella va in vasca, sì. Ok. E un'altra cosa, cos'è che mi garantisce quella la vasca? È la lunghezza del tubo, serve proprio a nasconderla in vasca sostanzialmente. Ah, ok. Ma ti chiedo una cosa, cos'è che mi garantisce la crescita algale solamente nella rete e non in tutto il vano? Che potrebbe essere anche quella paratia che
che divide la luce, oppure cresce anche lì e ogni tanto va fatta la manutenzione, la pulizia, diciamo. No, sulla paratia di separazione in plexiglass trasparente è raro che crescano alghe. Crescono nel fondo perché c'è l'acqua e la pulizia va fatta mediamente una volta al mese per quanto riguarda la rete. Ogni 3-4 mesi si smonta il filtro e si pulisce il fondo. Questo è un altro vantaggio di avere le alghe emerse e non il classico filtro tutto ad alghe sommerse, perché crescono ovunque le alghe, essendo a contatto, certo, con l'acqua, tutte le pareti. Sì, sì. Ora volevo fare una domanda. Dice tirar fuori la rete per pulirla. È un'operazione che fai in 5 minuti, non è come, che ti devo dire, anche pulire una calza è più lungo ormai. Invece questo la tiri fuori. Siccome noi siamo abbastanza anche pratici, ti chiedo una cosa e magari non andare nello specifico, ma dacci un range. Visto che questa è più o meno una misura standard, di che spesa stiamo parlando? 2-300, 3-400, 100-200, a spanne, così giusto per farsi un'idea, non per sapere, poi ovviamente ogni caso avrà il suo, e così giusto per un'idea. Te la do tranquillamente, perché questo, avendo fatto, è l'unica cosa che io ho standardizzato i filtri. Questa misura ha un costo, la misura più grande ne ha un'altra. Te la faccio vedere. Questo è un filtro che ha una superficie algale maggiore, riesce a lavorare su acquari fino a 1000 litri. Se non lo sfascio prima, e porta due lampade anziché una. Regola. Questo filtro costa 200 euro, questo 300-320 a seconda della dimensione. Ok. Poi ci sono situazioni particolari, filtri più grandi vengono stimati a seconda della situazione, a seconda del contesto. No, perdonami, io non volevo essere indiscreto, è solo perché capiamo di cosa stiamo parlando, giusto per avere un'idea, insomma, ecco, per spiegare. Bene. Allora, l'idea è che un filtro per acquari fino a 500 litri, mediamente 500, può essere 550, può essere 570, non è una misura fissa, come vi dicevo prima. Se è un acquario con pochi animali, in via di crescita, un filtro da di questo tipo 26x26 modello NT20 è già ben dimensionato, però il costo è questo. Quindi Dario, ovviamente questi sono filtri, diciamo, che ormai in base alla tua esperienza, diciamo, dimensioni e quant'altro hai standardizzato. Però, come dicevi appunto prima, niente vieta di fare un progetto customizzato in base alle necessità del cliente, come abbiamo esempio visto prima, quella 3, giusto? Sì, assolutamente. Ok. Assolutamente. Devo dire, sto preparando anche un'altra cosa. Scusami se ti ho interrotto. Questo prototipo che vedete qui è un modello più piccolo anche di questo, ma che potrebbe essere modulare, quindi potrebbe servire per chi inizia a installarlo su un acquario da 200 litri e fra un anno decide di allargarsi, perché noi così siamo, purtroppo. Io mi tengo piccolo perché voglio fare la chicca, la cosa, ma poi ci facciamo prendere dalle dimensioni e passiamo a un acquario di 400. Con questo prototipo sarà possibile collegare un altro filtro delle stesse dimensioni con un'unica alimentazione
e raddoppiare il funzionamento. Tra l'altro devo dire che sono anche proprio belli da vedersi, quindi diciamo, ovviamente per quelli che sono a vista, che abbiamo visto prima montati sulla vasca, ma anche in zampe fanno la sua figura, devo dire. Tra l'altro ad oggi che vanno anche di moda le samp aperte, no? Le samp che lasciano intravedere qualcosa, ecco, con quella gradazione di colore che ha quella luce, che credo sia fitostimolante queste luci. Sì. Che è il range tra 600 e 660 lumen che è fitostimolante. Quindi diciamo crea anche un... Bell'effetto, esatto, luminoso, soprattutto, esatto, la sera, diventa ancora più rilassante. Ecco, e mi volevo soffermare un po' appunto sulla gestione della luce. Sì. Ci ha accennato prima che è possibile gestire da app la durata e di funzionamento della luce. Ti chiedo se diciamo puoi specificare un po' meglio cosa intendi, se ci puoi dire quant'è il consumo di questa luce, quindi visto che abbiamo parlato di costi, così magari sappiamo anche quanto incide questo filtro sulla bolletta energetica, e ti chiedo come si gestisce la luce, intendo dire il fotoperiodo inverso, allora, la masca spostato, sì, ecco, se ci puoi dare qualche informazione. Certo. Allora, il filtro monta una lampada a LED da 30 watt, quindi impostata in partenza al 75% di potenza, altrimenti è troppo forte per un'alga in via di sviluppo, un'alga che ha una radichella abbastanza tenera. E io consiglio in partenza un fotoperiodo di circa 15 ore a periodo inverso, ovvero alternato all'illuminazione dell'acquario. Questo serve perché lo sviluppo delle alghe stabilizza anche il pH dell'acquario. E, ovviamente 15 ore di luce spesso e volentieri accavallano con il fotoperiodo di illuminazione dell'acquario, ma l'accavallamento di un'ora all'inizio, un'ora alla fine non gli fa niente. Non c'è problema. Nel momento in cui si sviluppano le alghe, grazie per avermi riportato in video, nel momento in cui si sviluppa il tappetino, se tu vai a testare l'acqua e ti rendi conto che i nitrati stanno scendendo troppo, a quel punto riduci l'illuminazione. Gli dai meno ore di luce, in questo modo le alghe crescono più lentamente, quindi assorbono di meno. Questa è la gestione della luce. Ti lascio subito la parola. Questo dovrebbe anche diciamo agevolare e diminuire quantomeno le fluttuazioni di pH della vasca. Sì, esatto. Quindi la stabilizzano un po' il pH. Ovviamente sappiamo tutti, no, che il pH di una vasca marina dovrebbe essere tra gli 8 e gli 8,5, poi lì ci sono molteplici fattori che influenzano, tra cui anche la tecnica. Ecco, l'utilizzo di un ATS come anche un rifugio, ma un qualsiasi, che ha appunto il fotoperiodo inverso, dovrebbe, diciamo, far diminuire l'oscillazione giorno-notte di pH, e quindi... Sì. Aiuta a mantenerlo, diciamo, su un valore un po' più alto, visto che di solito le vasche soffrono di un pH basso. Prego Alberto, ti lascio la parola. Scusami se ti ho interrotto. Abbiamo una domanda da Salvatore, che salutiamo, e va sul pratico e ci dice: in una vasca che non ha grossi problemi di nutrienti, la TS è comunque utile oppure è riservato a chi ha solo a chi ha problemi di nutrienti? Dal mio punto di vista è ugualmente utile, per i motivi alternativi all'assorbimento dei nutrienti, ovvero per la produzione di zooplancton, perché mettendo in funzione un ATS puoi ridurre anche le ore di funzionamento dello skim, per esempio, per far sì che laddove si possano verificare dei fenomeni di proliferazione algale in vasca, vengano concentrati nel filtro.
Anche una questione di ossigenazione, perché il filtro anche di ossigenazione non la vasca. Sì, oltretutto certo. A volte capita di trovare insomma, di sentire degli utenti che dicono: io ho le alghe in vasca, sono invaso dalle alghe, ma ho nutrienti a zero. Non è che hai nutrienti a zero, le prendano, le assorbono tutte le alghe. Prendono le alghe. Esatto, certo. Quindi no, è anche un po'... Quindi se io posso continuare con quella gestione, sposto soltanto la crescita delle alghe in un posto che, in cui non le vedo. Con il filtro ATS, introducendo un filtro. Perché poi chi ti dice così, io ho nutrienti a zero ma ho le alghe in vasca, in realtà ha un acquario che funziona, solo che ha le alghe in vasca. Certo, sì. E per fortuna che ce le ha le alghe in vasca, che assorbono l'eccesso di nutrienti. Esatto. Sì, quindi diciamo ogni vasca va un po' vista, insomma, era un po' quello nell'ottica della risposta, ecco, che volevo, il messaggio che volevo far passare. Abbiamo un'altra domanda che è ancora più tecnica, non so se Dario tu conosci il metodo Zeovit, si può utilizzare anche con metodo Zeovit? Io non conosco benissimo il metodo Zeovit. Quindi se non il filtro è un contenitore di alghe, abbiamo detto tante volte stasera, non ha altri non ha altre peculiarità. Se il metodo Zeovit non impatta con questo, può essere compatibile tranquillamente. Se tra i prodotti Zeovit c'è anche una sorta di antialga, ecco che allora... Ovviamente sarà più lento. Cioè, diciamo, lavorano un po' all'antipodi, perché lo Zeovit si basa sul fatto di trattenere subito l'ammoniaca appena viene rilasciata, per evitare che poi vada a formare nitrati e fosfati. Il filtro ad alghe invece prende il nitrato e il fosfato e cerca di assorbirli, quindi uno lavora in cima e uno lavora in fondo al ciclo dell'azoto, insomma, se lo vogliamo vedere così, che poi è un ciclo, quindi parlare anche di inizio e fine. Sì, in realtà il filtro ad alghe lavora, evita l'ultimo passaggio del ciclo dell'azoto, ovvero il passaggio da nitrato ad azoto gassoso. Sì, esatto. Cioè, non è che lo interrompe, lo integra. Sì, volevo fare un appunto per chi ci sta seguendo, ci seguirà, che tu hai detto più volte stasera che è possibile gestire una vasca solamente con il filtro ad alghe senza schiumatoio. Sicuramente è possibile perché hai fatto, ma volevo consigliare agli utenti che non è che domani togliete lo schiumatoio e mettete un filtro ad alghe, perché quando si fanno queste cose magari si cerca di andare un attimo a step, in modo che innanzitutto il filtro ad alghe inizi a lavorare bene, perché il peggior danno che possiamo fare alle nostre vasche sono gli scompensi, il disequilibrio. Quindi disequilibrio da tutti i punti di vista, sia aggiungendo magari qualcosa che funziona bene, ma sia anche togliendo. Certo, anche togliendo, è chiaro. Perché un conto è, io allestisco una vasca nuova. A proposito, ti chiedo anche una cosa. Se io allestisco una vasca nuova e parto solamente con il filtro ATS, posso avere dei vantaggi nella fase algale di maturazione, oppure è una cosa un po' troppo spinta che andiamo a incrementare le cose? No, la mia opinione è che non riesci ad avere un risultato stimabile di riduzione algale in una fase di maturazione. Cioè, in qualsiasi caso non si formano solo nel filtro ad alghe, no, cioè, no. La fase la maturazione serve a creare un carico batterico all'interno della vasca.
senza di quello anche il filtro ad alghe diventa limitato. Quindi non possiamo illuderci di mettere il filtro e non vedere alghe in vasca durante la maturazione. Dopo sì. Al microfono spento Marco. Dicevo, sarebbe un sogno, insomma, l'acqua nella vasca, coralli e pesci e via. Forse ne sentiremo parlare di più di questo ATS, se effettivamente fosse così. Sì, poi insomma bisogna dare anche il giusto tempo a un sistema che usa il biologico, che poi è quello della vasca. E anche ora il filtro ATS è un filtro, diciamo, che lavora in maniera naturale, no? Perché non c'è niente di filtro, non c'è niente, sono semplicemente le alghe che crescono e proliferano e, diciamo, mi vanno a assorbire quelli che per me potrebbero essere inquinanti. Un po' come fa il refugium anche. Però allora ti chiedo, Dario, a questo punto, refugium e ATS possono coesistere e quali sono le principali differenze tra l'ATS e un refugium? Allora, per me possono coesistere se c'è un ATS e un refugium prevalentemente a rocce. Perché l'alga nel refugium stenta, con il filtro ATS ben sviluppato stenta, perché trova meno nutrimento. Gli togli tutto dall'ATS. Glielo toglie il filtro. Però un refugium a rocce, in cui c'è una grossa carica batterica, è l'ideale con un filtro ATS. Anche perché la differenza sostanziale tra ATS e refugium è che nel refugium io metto quella determinata alga e voglio far crescere quella determinata alga, mentre nell'ATS cioè crescono alghe spontanee. Sono le alghe che hai nell'acqua, le alghe che crescerebbero sulle tue rocce. È comunque una selezione da poter dire: no, io nell'ATS voglio questa alga, quella che è più favorevole, che gli sto creando l'ambiente adatto, lei cresce, invece di crescere in vasca mi cresce lì dentro. In più c'è un'altra cosa che differenzia il refugium ad alghe dall'ATS: nell'ATS tu l'alga la tiri via quando è in piena maturazione, quando non sta iniziando a deperire, perché come tutti gli organismi viventi ha un periodo di crescita e poi di morte. Invece nel refugium, con una chetamorfa per esempio, è molto più difficile andare a togliere quelle particelle di chetamorfa che si stanno deteriorando perché sono arrivate alla fine del ciclo vitale. Quindi e in quel caso gli inquinanti che hanno assorbito li iniziano a rilasciare. Infatti volevo proprio arrivare lì, cioè uno dei pericoli, diciamo, forse l'unico, del refugio, ma è appunto quando cresce l'alga, cioè che mi va a deperire, muore rapidamente e mi cede tutto quello che ha preso, ovviamente, quindi ho un picco di inquinanti. Questo può succedere anche sul filtro ATS, oppure nella tua esperienza non ti è mai capitato, o ci sono dei casi, insomma, delle cose a cui bisogna stare per prestare attenzione? No, basta prestare attenzione a fargli la sua pulizia periodicamente. Non lasciare, se io lascio un filtro ATS in funzione senza mai pulirlo per 6 mesi, per esempio, è ovvio che le alghe, a parte, iniziano a rallentare lo sviluppo, ma la parte sottostante del tappetino inizia a marcire e quindi inizia a rilasciare di nuovo anche lì. È come se metti in funzione lo sfumatore e non svuoti mai il bicchiere. A un certo punto ti ritorna tutto in vasca. Sì, io non lo pulisco mai e ovviamente poi non schiuma più e fino a ritornarmi tutto in vasca. Bene, non so se altre domande non ce ne sono, non so se Loredano o Marco hanno altre domande, altri chiarimenti. È stata una live molto interessante perché ci hai fatto vedere esattamente come funziona un filtro ATS, nella fattispecie il tuo,
abbiamo visto vari esempi, abbiamo imparato a come fare la manutenzione, abbiamo anche capito che potenzialmente potrebbe una vasca girare solo con un filtro ATS, ovviamente con un occhio di riguardo a questa cosa qui, cioè bisogna essere un po' esperti, bisogna capire come gira la vasca, bisogna avere un attimo di cura, ma comunque è fattibile. Io, Dario, ti ringrazio, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in live e ci seguiranno in streaming. Se hai voglia, sei sempre ospite, benvenuto su Reef World per eventualmente affrontare un altro discorso di qualcosa che produce o ti interessa. Saluto tutti, ringrazio tutti, ciao a tutti e buon Reef. Ciao, alla prossima, buona serata. Salute a tutti e alla prossima.